Allora, buonasera. Buonasera amiche e amici dell'altra città e grazie tantissimo alle poche persone care che sono qui presenti questa sera. E abbiamo, creato questa occasione qui alla libreria L'altra città di Roma, in via Pavia 106, perché abbiamo un po' di cose da raccontarvi. Durante questo periodo strano, che è il periodo della pandemia, si sono messe in moto idee, si sono messe in moto energie, come è normale che sia nei tempi di crisi. E è venuta però fuori una storia che ci è stata proposta verso la fine di aprile, che è diventata poi il motore per farci avviare una nuova avventura. E quindi questa sera, oltre a un libro, vi presentiamo L'altra città, media e arti. Io sono qui con le due mie amiche, Lucilla Lucchese e Arianna Balabene, che insieme con me hanno deciso di intraprendere questa nuova strada, e vi vogliamo presentare brevemente che cosa sarà L'altra città, media e arti. Innanzitutto passo la parola a Lucilla, che ci racconterà meglio che cosa è successo, qual è stata la fiammella che ha attivato tutto quanto. Lucilla, dillo tu. Abbiamo i nostri microfoni. Io e Silvia, quando andavamo in giro, prima ovviamente del lockdown e della pandemia, quando andavamo alle fiere a Milano, a Bologna, dicevamo sempre, prima o poi, chissà, faremo una casa editrice, ma il progetto ci sembrava più grande di noi. Fino a quando un giorno ci arriva una mail di Filippo Golia, giornalista Rai nonché scrittore, e dice: ho qualcosa per voi, ho un mio scritto e credo che voi possiate provare. E così con Silvia abbiamo deciso, di fronte a un piatto di orecchiette, di coinvolgere Arianna, che è una nostra carissima amica, nonché un'esperta di comunicazione. Abbiamo deciso che noi tre potevamo affrontare l'impervio mare dell'editoria. Siamo stati circondati subito dall'affetto di tutti i nostri amici, ovviamente amici della libreria e anche oltre la libreria. Ognuno ha tirato fuori dal cassetto i suoi skills, quello che sapeva fare o che magari non faceva più da tanto tempo, ma che veramente aveva finalmente l'occasione per tirarlo fuori, per ridare valore. E così è nata una squadra incredibile, che si è avventurata in questo primo progetto, che poi dopo vi presenteremo ben benino, e non si fermerà qui, ovviamente. L'altra città sarà una casa editrice profondamente votata ai libri, ma non solo, perché poi ci apriremo anche agli aspetti mediatici e artistici, ma su questo passo la parola ad Arianna. Io parlo del futuro. Futuro, sì. Noi siamo positive, noi siamo su una base di follia, esatto, e di entusiasmo pazzesco, c'è molto entusiasmo, e abbiamo colto la sfida, l'opportunità che sicuramente è arrivata dall'idea iniziale di Filippo, che questo è giusto dirlo, però poi andiamo oltre, pensiamo che finirà questo tempo sospeso che ci ha costretto tantissimo e ancora adesso ci spinge ad essere molto rigorosi, e arriverà un momento in cui riprenderemo a fare anche cose insieme, con la fisicità e con l'incontro. E quindi la nostra ambizione è anche produzione musicale, teatrale, eventi. Ecco, su questo è veramente un sogno che abbiamo, e credo che il nostro essere abbastanza folli ci possa aiutare a portarlo, a disegnarlo veramente. E io ringrazio moltissimo Silvia e Lucilla, di aver avuto fiducia in me e di avermi coinvolto, tipo Forrest Gump. Quindi ho preso questo autobus che passava e sono molto contenta, perché siamo unite da un'affinità, però
anche da una stima. E quando mi hanno chiesto, loro sono molto carini a dire esperta di comunicazione, ma in realtà credo che non serva tanto questo, perché l'altra città ha già un nucleo, un cuore vicino di persone che la amano e che la promuovono perché l'apprezzano, e quindi partiamo avvantaggiati, insomma. Adesso non vorrei essere troppo positiva, adesso torniamo alle mascherine. Allora, ritorniamo, in sala c'è qualche applauso timidissimo. Allora, ritorniamo appunto con i piedi per terra, perché noi stasera siamo qui per raccontarvi la nostra prima uscita. La nostra prima uscita, appunto, di Filippo Golia, già menzionato, ce l'abbiamo in mano, è un libro per bambini che si chiama Zelda Mezza Coda, che è nato proprio in quelle ore, è cresciuto, si è trasformato, è stato disegnato in quelle ore, e stasera per la prima volta ve lo facciamo conoscere. E ecco qua la copertina di Valentina Marino, che si è occupata dell'illustrazione, direi, del progetto grafico. Noi li invitiamo, ci mettiamo da parte, lasciamo il divano blu ai nostri ospiti, i primi nostri ospiti dell'altra città. Media e arti, ci mettiamo ai loro fianchi come angeli custodi e sentiamo che questo è un buon inizio per tutti noi. Ciao. Evviva. Quella non si chiama Zelda, si chiama Nuvola, e non è buona come nel libretto, è cattivissima, vi assicuro. Si vede. Comunque, niente, qua si è parlato già abbastanza di questo tempo strano e questo tempo sospeso, e appunto siamo qua con le mascherine e siamo in pochi. Anzi, un tempo il grande incubo delle presentazioni dei libri era: ci sarà abbastanza gente. Adesso si può dire, alla presentazione non c'era nessuno, è stato un successo grandissimo. Quindi è un tempo che è cambiato un po'. E secondo me c'è bisogno di raccontarlo. Su questo c'è stata anche già un po' una polemica, e l'ho un po' seguita sui social. Alcuni scrittori, per esempio anche Giulio Mozzi, hanno sostenuto che non sia assolutamente ancora tempo per raccontare questo tempo, che non sia ancora l'ora di farlo, che sia troppo presto. A mio avviso un po' sbagliano, come sbagliava Umberto Eco quando scrisse una deliziosa bustina di Minerva sul fatto che i cellulari erano un qualcosa che poteva essere usato solo dal cardiochirurgo che doveva salvare vite, per tutti gli altri era un oggetto ridicolo. La bustina di Minerva era intelligentissima, deliziosa, ma purtroppo era sbagliata. Noi, secondo me, già stiamo vivendo una realtà al contrario, nel senso che noi siamo già oramai quasi da un anno, e presto sarà un anno, con le mascherine, con il distanziamento, e se guardiamo la televisione, se apriamo un libro, non ce le hanno le mascherine, vivono una vita che è strana. Io spesso leggo i libri e mi viene da dire: ma come? Ma qua si incontrano, fanno assembramento, com'è possibile? E quindi invece, a mio avviso, c'era bisogno di raccontare, e soprattutto quando si tratta di bambini, il fatto che le storie continuino a non menzionare mai questi elementi inizia a somigliare quasi a una rimozione. E c'è bisogno di trasformare quello che ci è successo in mito e in fiaba, perché i bambini inizino a capirlo attraverso il loro linguaggio. E questo è un po' quello che ho fatto io, ma non pensando tutte queste cose. È semplicemente che stavo un pomeriggio in pieno lockdown, quindi sarà stato marzo, come potete immaginare, le stesse condizioni in cui eravate voi, per giunta con un cane, Nuvola, che era arrivato da poco e che ancora faceva i bisogni 10 volte al giorno in giro per casa. Quindi immaginate la tensione, è come una pentola a pressione,
E appunto quel pomeriggio Stella, mia figlia, si è presa una sgridatona, non ricordo neanche più perché, e si è andata a chiudere in stanza, perché anche lei era esasperata, anche lei era stanca, e io, che pure forse l'avevo sgridato, avevo contribuito a sgridarla, dentro la testa mi sono detto no, non è giusto, e ho iniziato a immaginarmi un avvocato difensore per Stella in quel momento, e ho pensato subito che non ci poteva essere avvocato migliore che il cane, che Nuvola sarebbe stata tutta dalla parte di Stella, anche perché contribuiva a fare un casino incredibile, quindi non poteva che essere dalla parte di Stella. E quindi ho preso il computer e ho iniziato a scrivere questa lettera del cane alla bambina, in cui il cane un po' cerca di consolare la bambina e un po' poi cerca anche di raccontare cosa è stato tutto quello che ha vissuto. Per giunta un cane nato da poco, è arrivato da poco, quindi in una città che non immaginava potesse essere così, perché magari viene da un rifugio, viene dai campi e così via, e prova a raccontare cos'è stata questa esperienza di arrivare in una città e per giunta di trovarsi in un momento così strano, che anche per il cane sicuramente è stato un momento strano, lo è nella finzione del libro, ma sono sicuro che lo è stato, perché noi quando andavamo a spasso i primi giorni con Nuvola, andavamo al parco e Nuvola incontrava gli altri cani. Poi abbiamo iniziato a girare in una città vuota e quando io vedevo un padrone con un altro cane cambiavo strada, e Nuvola un po' diceva ma perché? Cioè c'è il cane, mi fai giocare? No, e si cambiava strada ogni volta che si vedeva l'unica cosa che poi si vedeva per le strade, cioè un padrone con un altro cane, e cambiavamo strada. Quindi immagino che anche per il cane fosse stata un'esperienza strana e ho provato a raccontare tutto questo. Ho scritto un racconto lunghissimo, ho telefonato a loro, gli ho detto guardate, secondo me, perché poi stavo seguendo quello che faceva la libreria sta facendo una cosa straordinaria, cioè mentre si era fermato tutto la libreria era esplosa tra attività, incontri online, eventi ogni due ore e così. Allora gli ho detto siete un po' iperattivi, secondo me siete pronti per diventare un editore. E devo dire che ci ho azzeccato, perché in quel momento è stato come se si aprisse un coltellino svizzero con tutte, c'era già tutto, cioè anche il microfonista come potete aver visto, c'era il grafico, c'era il correttore di bozze, c'era la disegnatrice che appunto poi ha trasformato, vabbè un po' l'hanno trasformata loro la storia tagliando tutti gli sbrodolamenti che io avevo fatto e anche le elucubrazioni metafisiche e varie che le hanno un po' segate ed è diventata una storia molto più carina. E poi è arrivata Valentina che ha dato il colore ed è diventata davvero una storia per bambini, cosa che solo con me non era. Valentina. Eccoci. Valentina Marino. Sì. Valentina Marino. Io volevo ringraziare Filippo, Silvia, Lucilla, Arianna perché per averle incontrate, per aver incontrato questa bellissima occasione. Mi hanno chiamato, ci siamo sentite a maggio, è iniziato tutto da questo testo che è arrivato tra le mie mani, mi hanno detto se insomma ero disponibile a disegnare, a dare corpo, dare identità visiva a questa storia. E mi sono buttata a capofitto, ovviamente come tutti noi venivo da un momento di grande oppressione e mi è sembrato un modo bellissimo anche per esorcizzare, per curare tutta questo bisogno di espressione che era rimasto in qualche modo schiacciato nei mesi del lockdown. E quindi ho diciamo, attraversato questo testo in maniera molto libera, veramente mi sono molto divertita, devo dire, perché ho immaginato le scene leggendo e rileggendo il testo varie volte, seguendo poi di pari passo appunto il taglio e cuci, questo lavoro di, insomma, di cesellatura che c'è stato. E che ha reso veramente questa nostra, insomma, questo lavoro corale, effettivamente. E man mano, insomma, disegnando, sono venuti fuori i personaggi. Primo tra tutti, ovviamente, la cagnolina, Zelda, che, insomma, doveva essere così, perché è venuta fuori un giorno durante, insomma, l'ennesimo tentativo di studio di anatomia canina. E poi mano a mano ovviamente la sua padrona che insomma è stato importante costruire subito questo rapporto tra loro due.
E, ho usato il mezzo che mi è più consono, cioè la matita, che è un mezzo più, per me più semplice e più accessibile. E poi in un secondo momento ho fatto, diciamo, entrare anche la matita digitale, perché ho lavorato in maniera mista. E mi piaceva l'idea di dare un tratto più grezzo, pastoso, con la matita tradizionale a tutto ciò che era ricordo o anche gli aspetti più malinconici, quando per esempio la cagnolina, che dobbiamo dire che insomma questo romanzo è veramente raccontato attraverso lo sguardo e la voce della cagnolina, ciò che rende questo romanzo speciale, che mi ha colpito, mi ha subito, come dire, messo addosso l'argento vivo, ho detto sì, adesso devo provarci, mi ci misuro. È questo sguardo, diciamo, dal basso, che sicuramente Zelda condivide con la sua padrona, con Luna. Quello che diceva Filippo, no? L'avvocato, cioè, difendiamo questo sguardo, che è stato poi quello più appunto schiacciato, più penalizzato in questa fase di crisi. E quindi ho dato, insomma, un po' corpo a ciò che vedeva questo cane nelle uscite urbane, attraverso le strade vuote, e la sorpresa di trovare un luogo così familiare, così proprio come il giardino pubblico chiuso, e che ho voluto rendere attraverso anche un gioco di pieni e vuoti, no? La stessa immagine della copertina è questo cancello che lo separa dal verde, dal suo ambiente naturale, che è creato attraverso un'assenza di tratti, cioè non è fisicamente creato come appunto nelle sbarre di un cancello, ma è un po' il vuoto che poi c'è stato, questo vuoto della sospensione. E invece, diciamo, per quanto riguarda tutti gli aspetti più divertenti, più come per esempio la lunga lista delle proibizioni, no? Quando questo cagnolino si ritrova in questa famiglia, catapultato nella quotidianità di questa famiglia, e in un momento così particolare e così delicato, ho cercato appunto di dargli una resa attraverso questa matita digitale. E insomma, mi ha divertito moltissimo giocare con queste proibizioni, con la paura di questi atteggiamenti, di questi comportamenti degli umani, molto, molto strani, molto nuovi, no? Appunto, dice, incontriamo il cane, invece bisogna stare a distanza. Questo, credo visivamente, spero di esserci riuscita, è stato dato anche un po' dal minimalismo delle immagini. No, c'era tanta aria, un po' perché si tratta di un racconto e quindi l'illustrazione per me aveva un ruolo, diciamo, di accompagnamento, non doveva essere ovviamente prevalente. E quindi ecco, ho usato questo doppio registro, più matita tradizionale per invece questi momenti di ricordo legati per esempio alla una leggenda che a un certo punto si racconta, non si sa se è vero, se non è vero, e quindi ho dato questa atmosfera più di sogno e di ricordo. A proposito di questo, tornerei ancora un attimo al libro e alla storia, perché poi magari ascoltiamo anche un paio di brani che sono stati letti da una tua amica, attrice, che poi ci dirai. C'è molta casa, c'è molto interno domestico, c'è la famiglia, ci stanno le assenze, c'è tanta città, la città che è sovvertita, una città che non si riconosce, e nemmeno la cagnolina che è appena arrivata riconosce quei silenzi, quegli spazi di solito rumorosi. C'è Roma, c'è i quartieri qua vicino alla libreria, quindi sono molto familiari per noi, ma la scrittura di Filippo ci avvicina e ci fa entrare appunto in questi silenzi così insoliti e così inattesi. E chissà se dalla regia riusciamo a mandare un primo frammento, proprio quella dell'interno domestico in cui la cagnolina, poco dopo essere arrivata, e scopre che dentro casa ci sono delle regole molto rigide. Vediamo se ci riusciamo, se no ce lo racconta Filippo. Sta arrivando.
Non è stato facile arrivare. Mi hanno messo su una macchina e ho viaggiato tanto. Da quella macchina sono stata spostata su un'altra e poi su un'altra ancora, così tutta la notte. Quando mi avete aperto la porta, non ero nelle condizioni migliori che si possano immaginare. Appena entrata, vi ho fatto una pipì sulle piastrelle dell'ingresso. E tu, Luna, eri lì, nonostante fosse poco prima dell'alba, con il tuo pigiamino giallo. E mi guardavi come un cane guarda una farfalla, stordita e senza capire. Ci sarà forse un secondo video? Sì, che è quella dei divieti. Davvero? Sì, certo. Presto ho compreso che la vita per me cambiava. Tanto, sì, ero stata libera nel casale, ancor più di prima, tra i prati e le pecore. Tanto adesso il mondo e la casa in cui ero entrata erano pieni di regole. Da voi ho presto imparato che non potevo salire sui letti, mordere il legno delle cose di casa, mangiare sulla tavola dove mangiate voi, rubare dalla tavola, mangiare dal secchio dove buttate delle cose puzzolenti, tentare di scavare buche nel pavimento, scavare buche nei vasi delle piante, rubare le cose che mettete ai piedi e mangiarle, masticare le cose che vi mettete addosso, masticare la corda che voi chiamate guinzaglio, fare il giro al guinzaglio, abbaiare alla luna a notte fonda, inseguire i gatti miau in strada, inseguire i piccioni in strada, mordere. Anche se l'ho inserito per ultimo nella lista dei divieti, il numero 15, io so bene, è il più importante per me. È difficilissimo, ma certo, perché io mordo molto, e per me mordere significa tante cose: affetto, gioco, rabbia, aggressività, desiderio di coccole, tutte mischiate insieme in un gomitolo che morderei volentieri. Così è iniziata con voi la vita. Per la prima volta una vita dentro un appartamento, con le scale a separarmi dal mondo. Filippo, allora facci entrare dentro queste mura domestiche e raccontaci anche un po' questa storia di questa cagnolina, che effettivamente avvicina moltissimo, perché lei si mette proprio in gioco, non guarda soltanto il mondo che sta andando al rovescio, al contrario, ma il suo ingresso in casa mette anche sottosopra il suo mondo di prima, e quindi noi lettori abbiamo molta empatia verso di lei. Sì, pure perché poi naturalmente c'è un piccolo espediente narrativo per cui che non voglio svelare, per cui però effettivamente la cagnolina poi si trova o crede di trovarsi al centro di tutta la vicenda. Quindi in qualche modo la cagnolina si convince di essere lei la causa di tutto quello che sta succedendo e arriva insomma a riconsiderare tutto, arriva anche a considerare di fuggire di casa, cosa che nel libro non le ho fatto fare, che non escludo di farle fare magari in una bonus track che poi magari aggiungeremo sul sito, e cosa che invece Nuvola nella realtà ha fatto, perché abbatté un cesto delle medicine usate davanti a una farmacia dove ero entrato e dove l'avevo legata e fuggì nei viali deserti di Roma, avendo tutto Viale Regina Margherita su cui correre perché non c'erano macchine, quindi fece questa fuga su Viale Regina Margherita con me che la inseguivo. E poi e per nessuno fortuna, che ti aiutava? No, nessuno che mi aiutava, non c'era nessuno, sembrava un film, c'era tutta la città deserta, questo cane bianco che fuggiva, io che
mi inseguivo, e questa cosa non l'ho messa nel libro, mi è sempre dispiaciuto poi di non averla messa, infatti non escludo poi di inserirla in una fase successiva, però oltre poi la fase della fuga, la cagnolina continua a non capire e a considerarsi il centro di tutta la vicenda, finché poi non arriverà uno scioglimento che le permetterà di capire cosa è successo veramente, cosa sta succedendo veramente, e a quel punto anche di poter soccorrere la bambina, aggiungendo a questo racconto, che già questa lettera che già le sta scrivendo, un qualcosa in più, una favola che dovrebbe aiutare poi la bambina anche ad avere una visione diversa di tutto quanto sta accadendo. È una favola che era molto lunga all'inizio e che, essendo un po' la mia ispirazione gotica dentro, loro hanno provveduto a ridimensionare, insomma. Ti posso fare una domanda? Sì. Allora, qui raccontiamo un po' la pandemia, comunque ai piccoli, sì. Qui lo affrontiamo veramente, credo sia uno dei primissimi testi che vedo per l'infanzia in queste settimane, che comunque la racconta, comunque vuole avvicinare il tema, non far finta che non ci sia. E intanto, vabbè, siccome siete tutti e due genitori, volevo chiedervi anche il vostro magari rapporto nel raccontarla ai vostri, anche se non, alcuni sono piccoli e tu, Filippo, forse hai dei figli più grandi. E tu poi chiudi, diciamo, con un messaggio. Oggi proprio parlavo con mio marito, perché tu dici: oggi forse riapriranno i parchi, no? Noi oggi in queste ore siamo molto preoccupati perché temiamo che i parchi chiudano di nuovo, insomma. Non sono ore facili, penso, anche per chi si occupa di infanzia, di scuola. Domani incontriamo il mondo della scuola, qui ci sono anche delle persone che se ne occupano. Cioè, cosa a questo punto, cosa facciamo con questi bambini che li abbiamo lasciati, non lasciati, insomma, comunque portano la nostra preoccupazione, sentono i nostri discorsi. Volevo sentirvi, ecco, su questo. Io direi innanzitutto che i bambini già sono in una fase diversa rispetto a quella in cui erano all'inizio, perché all'inizio era una novità anche per loro, e addirittura all'inizio, io questo lo accenno anche nel libro, gli è potuto sembrare un gioco, e infatti il giorno della chiusura delle scuole per tutti i bambini è stato un giorno di festa assoluta. Sì. Adesso sono dei bambini molto consapevoli. Io mi sono trovato a parlare tanto con Arturo quanto con Stella, e la cosa che temono di più è proprio di perdere la scuola. Anzi, devo dire che sono tornati a scuola con un entusiasmo che raramente si vede a settembre, e con una preoccupazione di poter perdere questa cosa. Quindi adesso sono dei bambini pienamente consapevoli, che sanno tutto, sanno quanto noi, almeno quelli che hanno 8, 10, 12 anni di età, e con cui si può parlare chiaramente, sì, come si potrebbe parlare con un adulto, anzi forse hanno un deposito ancora maggiore di emotività, di sapere tutto. Io per questo penso che fosse importante raccontare. Naturalmente a un bambino si racconta in una prospettiva positiva, ogni favola, in realtà le favole finiscono anche malissimo, però diciamo che l'idea della favola lascia sempre pensare a un dopo in cui le cose si risistemeranno e tutto andrà bene, quindi questo è. Questo respiro c'è. Vale. Poi quello dicevo prima relativamente ai bambini, appunto, sono stati i grandi, insomma, quelli più privati insieme ad altre categorie, però ecco, sono stati quelli più, secondo me, schiacciati da questo momento di sospensione. E per la mia esperienza privata, mio figlio, il più grande, è stato, in realtà, ha vissuto abbastanza bene, è stato molto felice di averci tutti per sé, e quindi, insomma, ce la siamo cavata bene. Però ecco, questo è stato molto difficile, il ritorno invece a una dimensione chiaramente di invece impegni di giornata scandita comunque attività. Questo è stato molto faticoso da mantenere durante, diciamo, la chiusura,
e anche ripristinarlo poi dopo. Però, insomma, io credo che adesso, se dovesse esserci un altro momento di sospensione, sentirebbe insomma, grande dolore, sentirebbe una perdita molto, molto grande. E, bisogna parlarne, sicuramente sì. Insomma, la grande sfida di questo piccolo grande libro è questa, di riflettere adesso che siamo in una fase, quindi ci siamo lasciati dietro le spalle questi mesi, con una grande incognita per il futuro, sicuramente è una cosa importantissima, insomma, poterne parlare, avere degli strumenti per tirar fuori le paure, per tirar fuori pensieri negativi. Andrea mi diceva, insomma, spesso in questo periodo, diceva, mamma, una paura senza paura, prima di andare a letto. Quindi cercare di dare forma, dare voce a queste paure per poterle, insomma, esorcizzare, per poterle mandare via o comunque affrontare insieme. Ecco, questo. Speriamo di regalare questa piccola opportunità a molti. Allora, chissà se qualcuno di voi in sala, pochissimi in sala, ha qualche curiosità, qualche domanda, se no invitiamo anche chi ci sta seguendo dalla pagina Facebook di fare qualche domanda, che noi la leggiamo volentieri. E, vi raccontiamo... presto voglio venire a vederlo. Infatti sì, sentiamo nostalgia proprio, no? di questo momento di incontro, come sì. Diceva Arianna, e guardiamo con fiducia al futuro. Non sarebbe nato tutto ciò se non ci fosse stata una grande iniezione di fiducia. E quello che mi veniva in mente come riflessione è che qualcuno che mi ha chiesto privatamente perché l'hai fatto, perché è successo tutto questo, tornando al progetto editoriale, è perché pensavo, ho riflettuto che ci sono intorno a noi persone molto valide, molto in gamba, e che era giunto il momento di creare un gruppo di lavoro, e sono certa che arriveranno tanti stimoli interessanti e tante proposte interessanti. C'è qualcuno che vuole fare domande? Io vorrei tornare un attimo su Valentina, ma anche un po' su tutti noi, perché effettivamente questo libro nasce anche con un entusiasmo particolare, perché è quasi un po' il libro delle prime volte, perché è vero che ognuno di noi ha un po' alle spalle dei trascorsi editoriali e dintorni, di scrittura e dintorni, di illustrazione e dintorni, però ufficialmente per tutti noi è un po' la prima volta, e quindi questo ci ha caricato sicuramente di un'energia positiva molto forte, di molti dubbi, perplessità, e non c'è stato giorno, non c'è stato orario, non c'è stato confine o limite territoriale che ci abbia trattenuto, e quindi siamo qua. Io credo che ci facciamo l'in bocca al lupo. Vorrei ringraziare. Volevo ringraziare Fausta Manno, che ha letto per noi queste grazie. Pagine del libro. È un'attrice e un'amica, quindi grazie Fausta. E chissà, magari di fare una in presenza un giorno, una lettura, auguriamocelo. Sì, infatti quello sicuramente, qualcuno ha detto, questo libro si presta moltissimo a diventare una sceneggiatura, ad andare proprio come pezzo teatrale, poter raccontare ai bambini. Insomma, nel pezzo teatrale ci mettiamo la fuga di Zelda. Ci mettiamo la fuga di Zelda. Questo librino ha anche una colonna sonora di Meg Graffio, che ha in un certo senso, che potrete adesso ascoltare nel sottofondo, forse in un video che vi racconterà il nostro backstage, e vi ringraziamo tantissimo. E acquistate Zelda Mezza Coda, chi comprerà dal nostro sito fino a stanotte, no, fino a domani, oggi sì, fino a stanotte il libro, cliccando su l'altracittaroma.com, mettendo il codice sconto Zelda a casa tua, domani su Roma lo riceverà gratuitamente a casa. Quindi è un po' anche questo un gioco che ci fa divertire e davvero ci coinvolge in prima persona su tutto, dalla creazione fino alla consegna
consegna a domicilio. Cristiana Piazzetta, sì. C'è Cristiana. Cristiana Pezzetta, anche lei è un'autrice di libri per ragazzi, oltre che un'amica. Credo che dare voce alle parole e alle immagini sia un vero atto di resistenza in questo periodo. Il mio augurio più caro per la storia di Zelda e per la vostra impresa. Sappiamo che Cristiana ci ha seguito da subito e siamo molto contente. Insieme con lei sappiamo tanti amici intorno. Alcuni di loro si ritroveranno su Facebook domani alle 18 per un collegamento col mondo della scuola, come accennava poco fa Arianna. Però noi, direi, Lucilla, siamo disponibili ad accogliere poi altre proposte, perché i nostri autori sono disponibili a girare, no? Non so se ti va di fare un invito. Io invito tutti gli ambienti, tutte le persone sensibili, perché Zelda è una cagnolina molto sensibile, capace, come diceva Filippo, anche di fare autocritica. È un momento molto sensibile e quindi invito a dare spazio a questa piccola storia di grande sensibilità. Vi ringraziamo. Grazie. Niente, passavo di qui, c'era questa bella libreria così colorata, avevo un racconto nella tasca posteriore dei pantaloni, sono entrato e la libreria si è trasformata in un editore. Non è andata proprio così. Così un giorno arriva Filippo che ci scrive una mail e ci dice: siete voi quelli che dovete avere in mano il mio racconto e iniziare questa nuova avventura. Filippo ha mandato qui in libreria, a me e a Silvia, il testo di un racconto che aveva scritto durante la pandemia. Tutto è cominciato in un periodo di discreta depressione nel pieno dell'isolamento per la pandemia. Ho fatto quello che so fare, ho preso un computer, me lo sono messo sulle ginocchia, ho iniziato a scrivere. Cara Luna, ti sei chiusa nella tua stanza? Per stasera non potrò accucciarmi sotto il tuo letto, hai messo fuori anche me. Avevo davanti a me mia figlia e il mio cane e ho pensato che anche per loro era un periodo molto difficile. No, amore, quello è mio! Passa, nuvi! Lascia! Io ho immaginato una lettera del cane alla bambina in cui era il cane a spiegare del perché di tante privazioni. È venuto fuori un qualcosa di abbastanza fluviale. In realtà fino a quel momento non eravamo mai state editori, tra virgolette. È iniziato tutto a maggio di quest'anno, in un periodo molto complesso. Io ero nel pieno della mia seconda maternità e quindi venivo da un momento di interruzione del mio lavoro di illustratrice. Ricevo un messaggio da parte di Silvia che mi chiede se sono disponibile a illustrare un piccolo racconto. Lucilla mi ha detto: guarda che c'è Filippo che ha scritto una storia bellissima, sarebbe bello fare un ebook, fare poi un libro, e mi è sembrato molto carino. Ho sentito Valentina, mi sono preso il manuale di InDesign e ho iniziato a impaginare. È stato molto bello lavorare insieme. Tante teste pensanti che con entusiasmo e passione, molta curiosità e anche voglia di imparare cose nuove si sono messe insieme e nei ritagli di tempo, anche sulla spiaggia, si sono messi a lavorare a questo piccolo, breve, poetico testo per bambini e per ragazzi. Leggo e ne rimango veramente impressionata per la sensibilità e per l'ironia con cui quest'autore affronta il tema della pandemia. Ho lavorato in una maniera molto spontanea, veramente in parallelo con il racconto di Filippo, racconto fiume, e anch'io mi sono messa di getto ad abbozzare la protagonista.